Eccoci tornati sulle fonti TV, le fonti Instant Focus, parliamo di lavoro, prendiamo questa parola e la decliniamo a 360 gradi, analizzando tutti gli aspetti che in questo momento sono centrali. Sicuramente il dibattito intorno al salario minimo, dopo che in Europa è stato raggiunto l'accordo per un salario minimo europeo, ovviamente adesso le discussioni sono interne ai vari paesi, perché poi il fatto che sia stato raggiunto un accordo su un salario minimo europeo non vuol dire, non significa che tutti gli stati debbano e dovranno, insomma, avere un salario minimo, anche se ricordiamo che su 27 paesi membri dell'Unione Europea, 6 sono quelli che ancora non ce l'hanno, tra cui c'è l'Italia, sono Italia, Danimarca, Cipro, Svezia, Finlandia, Austria, giusto per fare un ripasso generale. Ma non parleremo solo di salario minimo, perché poi in realtà il salario minimo ci dà modo di affrontare tanti ragionamenti intorno al mondo del lavoro in Italia, perché è vero, è doveroso parlare di salario minimo, perché lo diciamo spessissimo, in Italia gli stipendi sono bassi, sono tra i più bassi d'Europa, a volte abbiamo veramente stipendi da fame, non si possono neanche definire stipendi, mio modesto parere. Leggo proprio in questo momento una notizia che ci riporta a questo tema in modo assolutamente prepotente: sostenibilità. Italia penultima per lavoro, disuguaglianze, pace e giustizia. Allora, intanto lasciatemi presentare l'ospite che ne parlerà con me, con noi, Savino Balzano, sindacalista e saggista. Savino, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a te, naturalmente. Allora, partiamo da una considerazione sul salario minimo. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi, cioè dall'ok dell'Europa, ma poi insomma come si potrà tradurre, no, questo accordo in Italia. Allora, intanto, cosa ne pensi dell'accordo che è stato raggiunto in Europa? Luci ed ombre. Perché è chiaro, il discorso anche qui è fuggire dalla semplificazione, figurarsi se non possiamo tutti essere d'accordo con l'idea che il lavoro debba essere ben retribuito. Peraltro ricordiamo che l'articolo 36 della nostra Costituzione prevede che il lavoratore abbia diritto ad una retribuzione in grado di garantirgli un'esistenza libera e dignitosa, quindi ci mancherebbe altro. Il problema è come lo vai a strutturare il salario minimo. Anzitutto hai già tu ricordato come la direttiva non imponga l'assunzione del salario minimo alle legislazioni nazionali. Quindi tutto sta a vedere come esso sarà poi successivamente strutturato. Nel nostro paese il dibattito attorno al salario minimo lascia ad esempio indifferente Confindustria. Recentemente il capo di Confindustria Bonomi ha dichiarato che fondamentalmente la discussione sul salario minimo lo lascia indifferente, il che secondo me è come dire, un indice di allarme, perché il capo di Confindustria deve evidentemente rispondere agli interessi dei suoi associati, che sono chiaramente molto sensibili al tema del costo del lavoro. Pertanto, se lui resta indifferente alla discussione, vuol dire che qualcosina non sta quadrando. Ora, per me in generale l'idea del salario minimo legale è in qualche modo da intendersi come una toppa, nel senso che tu hai un sistema, un mercato del lavoro estremamente fragile, dove la comunità del lavoro è estremamente debole, e garantisci un minimo di sussistenza al sistema, che non è detto sia nell'interesse dei lavoratori. Io vorrei ricordare che non tutti gli interventi antiregressivi hanno, come dire, una visione pro labor. Pensate al reddito di cittadinanza, al cosiddetto reddito minimo. Guardate, questa era un'idea di un certo von Hayek, che era un neoliberista convintissimo, che riteneva che fosse necessario affinché i poveri non fossero tanto poveri da mettere in pericolo i ricchi. Quindi attenzione, perché il salario minimo potrebbe essere in questa accezione inteso proprio come sistema per far sì che l'impianto neoliberista complessivo resti in piedi. Anche perché, e concludo, io noto una profonda ipocrisia di fondo e una grave contraddizione. Se oggi nel nostro paese i salari sono ai minimi storici, lo hai, secondo me, correttamente ricordato all'inizio, l'Italia è l'unico paese europeo che ha visto una contrazione dei propri salari dal 1990 ad oggi. Ecco, questo è il risultato di imposizione di politiche neoliberiste proprio da parte di quell'Europa che oggi vorrebbe introdurre il salario minimo in tutti i suoi paesi. Quindi, ragazzi, in questa storia qualcosa non torna. Qualcosa non torna, no, io sono d'accordissimo su questo, anche se non sono una sindacalista come te, su questi temi sono molto
sensibile e soprattutto penso che ci sia molta ipocrisia e tra poco ci arriviamo. Ma ti chiedo solo una precisazione, perdonami, rispetto alla posizione di Confindustria, perché Bonomi, allora, poi forse ha un po' ritrattato, ha detto il salario minimo va bene per i lavoratori più fragili e quindi mi chiedo che cosa si intenda per lavoratori più fragili, visto che appunto abbiamo già ricordato come gli stipendi non siano cresciuti dal 90, come l'Italia sia nel fanalino di coda a livello di stipendio, come insomma sappiamo molto bene la precarietà che c'è in Italia oggi. Però Bonomi ha detto anche se noi ci basiamo sul salario minimo di 9 euro fondamentalmente non ci riguarda perché le categorie da noi seguite hanno cioè, diciamo, la cifra è superiore a questi 9 euro. Per esempio i metalmeccanici, prendo il terzo livello è 11 euro, cioè il salario minimo fondamentalmente. Cosa rispondi a questo? Giusto per riportare insomma, quello che Bonomi ha detto sul salario minimo, è ancora, nonostante questo, è in differenza sempre, secondo te? È esattamente questo che intendevo dire, cioè se tu hai già un sistema di contrattazione collettiva che garantisce un salario minimo contrattuale superiore a quello che si intende introdurre all'interno del paese legalmente, è evidente che per tutti quei lavoratori la misura sarà assolutamente indifferente, non produrrà alcun tipo di effetto. Su chi produrrà effetto? Sul 20%, peraltro stiamo parlando di economia emersa, perché sull'economia sommersa e sul nero questa è una misura che non ha alcun effetto. Su chi Certo. avrà effetto invece? Sul 20% delle lavoratrici e dei lavoratori che non sono coperti da contrattazione collettiva e dunque fuori dal perimetro di Confindustria. Per carità, sia chiaro, non voglio essere frainteso, usciamo dall'equivoco, anche fosse una sola lavoratrice, un solo lavoratore, a queste persone va riconosciuta la più protettiva e forte tutela di diritto costituzionale. Però eccolo, si può fare anche con misure specifiche. Attenzione ad attribuire alla politica la possibilità di determinare le condizioni di vita dei lavoratori a fronte di una debolezza della comunità del lavoro, perché la politica dà e la politica toglie. Pensiamo all'istituto della reintegra e all'articolo 18, ce l'ha concesso la politica nel 1970 e poi ce l'hanno tolto la Fornero e il Jobs Act nel 2012 e nel Certo, 2015. Politica dà e la politica toglie. no, no, assolutamente no. Per quello che bisogna stabilire delle regole di base, giustamente che siano dignitose per tutti. Peraltro, giusto una curiosità, appunto, abbiamo detto su 27 paesi europei sono 6 quelli che non ce l'hanno, tra cui c'è l'Italia. Negli altri 21 si va dai 2.257 euro al mese in Lussemburgo, cioè, vabbè, ovviamente poi sono situazioni diverse. Chiaramente, ciascuno fa i conti con la propria struttura e il proprio welfare. Ai 332 della Bulgaria, cioè, addirittura in Lussemburgo abbiamo. Questa partenza, no, di base. Senti, invece un'altra cosa che mi ha colpito e ti dirò anche perché in questo caso sono un po' critica nei confronti dei sindacati, ma me lo concederai anche perché proprio perché sei collegato con me, mi ha anche stupita, ma positivamente quello che ha detto Landini 2 giorni fa, proprio mentre c'era tutta la discussione sul salario minimo. Cioè Landini, per fortuna, ha tenuto a precisare che questi ragionamenti vanno fatti per tutti i lavoratori e ha citato partite IVA, lavoratori precari, giovani, meno giovani, perché poi insomma è chiaro che la platea dei giovani rischia di essere più precaria rispetto ad altri lavoratori, ma perché magari altri lavoratori sono nel mondo del lavoro già da tempo e quindi possono contare su contratti più sicuri. I giovani invece che entrano adesso ovviamente purtroppo sono soggetti a tutte queste oscillazioni, eccetera. Però insomma, sei d'accordo col dire che non si è mai posto molto l'accento su altre categorie di lavoratori che non siano i lavoratori dipendenti? Cioè, io ho sempre avvertito questa distanza, poi magari mi sbaglio, però appunto te lo chiedo. Assolutamente sì, è fondamentale considerare la comunità del lavoro nella sua interezza. Tanto è vero che oggi l'idea di in qualche modo far venir meno questa netta divisione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo è funzionale dal punto di vista di una certa narrazione, proprio indebolire la parte del lavoro più tutelata, più protetta, attenzione, non più privilegiata, ma più tutelata e protetta. Noi invece dobbiamo tenere tutta la comunità del lavoro. Abbiamo perduto Savino, adesso vediamo di recuperarlo. Sì, no, anche questo punto, tutela e privilegio, c'è cioè un. Sì, l'abbiamo. Allora, adesso ti risentiamo di nuovo, Savino.
Mi chiedo scusa. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Intanto dopo ho già una domanda pronta per te. Prego, prego, prosegui pure su queste. Sì. Scusate, dobbiamo guardare, ecco, alla comunità del lavoro nella sua completezza, nella sua interezza e dunque in relazione a questo aiutare soprattutto quella parte del paese che è più fragile, che è più debole e che non ce la fa. Attenzione che lo stesso Landini si è reso conto, persino Landini mi verrebbe da dire, che qualcosa non torna, perché lui stesso ha dichiarato che dobbiamo smetterla di ascoltare l'Europa soltanto quando ci chiede di demolire la contrattazione collettiva e i salari e dobbiamo ascoltarla quando invece ci chiede di innalzare i salari e proteggere appunto un salario minimo per tutti i lavoratori. Quindi anche lui ha colto una contraddizione, peccato che però poi segua, diciamo, supinamente quello che l'Europa indica. Vabbè, insomma, lì si potrebbe aprire tante parentesi, ma anche su questo sono d'accordo con te. Senti, tu hai detto una cosa che mi ha colpita e allora voglio, insomma, chiedertela ulteriormente. Tutela non significa, allora, non è privilegio, ma è tutela, e d'accordo, sono due cose assolutamente diverse, ma è un po' sottile la questione, visto che parliamo di lavoratori, di una platea di lavoratori che non hanno minimamente tutele, che devono sempre andare alla caccia di un lavoro e a volte anche senza una paga dignitosa e senza minimamente sicurezza, senza. Non rischiano di diventare la stessa cosa, cioè capisci dove voglio arrivare? Cioè il fatto di addirittura di essere arrivati a un punto in cui la tutela è un privilegio, capisci? Perché aumentano in realtà i lavoratori che non avendo tutela veramente non sanno più da che parte guardare. Sono perfettamente d'accordo. Il punto è che viviamo in un sistema che ci ha indotto a pensare che il diritto sia un privilegio. Ci ha indotto a credere che quelli che erano i diritti tradizionalmente riconosciuti al mondo del lavoro ormai non siano più sostenibili e che dobbiamo necessariamente andare al ribasso verso un processo di dumping sociale che ci sta impoverendo tutti e ci sta rendendo tutti subalterni. Invece io ritengo dobbiamo tenere la barra dritta. Individuare quelli che sono i diritti che a tutti devono essere riconosciuti, che sono i diritti individuati dalla nostra Costituzione, ed estenderli anche a coloro i quali non godono di determinati diritti. Io non accetto l'idea che il pubblico impiego sia privilegiato rispetto all'impiego privato, o che Certo. il lavoro sia privilegiato rispetto al lavoro autonomo, o che il lavoro a contratto riconosciuto in termini legali sia privilegiato rispetto al lavoro in nero. Sono semplicemente forme di lavoro più protette e tutelate. Dobbiamo far sì che i più deboli e i più fragili godano delle stesse tutele. Questo dovrebbe fare un sindacato serio. No, certo, diciamo che detto proprio più anche in modo semplice, non dovrebbero esistere delle categorie fragili nel lavoro, perché il lavoro è un diritto che spetta a tutti e quindi anzi lavorando noi contribuiamo alla società, cioè non è che lo facciamo per noi, certo lo facciamo anche per noi chiaramente per X motivi, ma insomma più si lavora bene e più ne guadagna il paese, quindi insomma non dovrebbe esistere la parte di lavoro fragile. In realtà c'è ancora molto da fare. Sei d'accordo con me nel dire che il salario minimo, perché l'ho detto in apertura, però da solo non basta, c'è il dibattito, benissimo, è giusto garantire un salario minimo perché non possiamo pensare di lavorare con cifre non dignitose, ma non basta in Italia, perché io ho titolato in modo provocatorio Italia Lavoro, ce la raccontiamo, cantiamo e suoniamo da soli, no? Dobbiamo ancora fare troppe cose. Sono assolutamente d'accordo con te, per questo che io la definisco una toppa. È una toppa. Noi dobbiamo lavorare al rilancio del potere contrattuale della comunità del lavoro e lo possiamo fare solo con una politica economica costituzionalmente orientata, ovvero votata alla piena occupazione. Negli anni 70, durante i quali i lavoratori rivendicavano i propri diritti mediante i contratti collettivi, non se lo ponevano proprio il problema del salario minimo legale. Cioè, il tema è che la comunità del lavoro deve avere un maggiore potere contrattuale e ce l'ha se c'è la disoccupazione ad un certo livello. Noi in questo momento abbiamo nel sud Italia, senza considerare le isole, più disoccupati dell'intera Germania. Non è un caso che in Inghilterra si parli di settimana lavorativa di 4 giorni. Lo possono fare perché la loro disoccupazione è ai minimi storici, è paragonabile a quella del 1974. Cioè la loro comunità del lavoro ha una certa forza in questo momento. Noi in Italia siamo al massimo storico del tasso di precarietà, non abbiamo mai registrato una precarietà paragonabile a quella che stiamo vivendo in questo momento. È chiaro che una comunità del lavoro in queste condizioni non sarà nelle condizioni di rivendicare migliori condizioni di lavoro. Quindi Certo. intanto tu ci stoppa col salario minimo, però poi vogliamo interrogarci sul potere contrattuale dei lavoratori in questo paese che è andato a picco.
Certo, no, ma infatti guarda, io mi sono segnata un po' di punti che, vabbè, le ricette di cui si parla spesso, ma insomma anch'io, investimenti pubblici, bisogna ovviamente agevolare sempre di più, favorire la creazione di posti di lavoro, questo ovviamente da una parte significa sostenere il reddito dei più deboli, ma aiutare anche le imprese abbassando il costo del lavoro, perché altrimenti se anche abbiamo un salario minimo poi non si può assumere perché ci sono costi altissimi, non abbiamo fatto granché, modernizzare, no burocrazia, insomma bisogna ripensare il lavoro e rendere tutti uguali, questo l'abbiamo detto, dovrebbe essere il punto di partenza, quindi no lavoratori di serie A, di serie B, di serie C. Sicuramente ci sono altri punti, ma credo che per partire, e già abbiamo detto molto, insomma, servano questi ingredienti. Allora, io guarda, il collegamento mi sorge spontaneo, il punto ripensare il lavoro. In realtà, abbiamo dovuto per forza di cose ripensare un po' il modo di lavorare, no? Perché quando è subentrata la pandemia da Covid, adesso ovviamente la situazione è diversa, prima quando è arrivata, è stato tutto uno stravolgimento, però abbiamo cominciato a prendere confidenza con la parola smart working. E allora, titolo che chiedo alla regia di mettere, perché no? Perché no? Perché lo chiedo a te, Savino, perché tu hai pubblicato un libro che adesso vediamo subito, contro lo smart working. Eccolo qui. Il titolo è molto significativo e allora ti chiedo perché sei con sei, ma ti chiedo se è così, se sei contro lo smart working e perché. Allora, con l'editore noi volevamo individuare un titolo forte, per certi aspetti provocatorio, che servisse in qualche modo a mettere in crisi una narrazione attorno al lavoro agile che aveva del surreale. Intorno allo smart working sono stati professati praticamente per 2 anni dei miti inesistenti, uno che fosse una cosa del tutto nuova, che fosse assolutamente innovativa, che fosse ineludibile, ineluttabile, che fosse necessariamente il futuro, oppure che lo smart working sia la risoluzione di qualsiasi tipo di problema, l'inquinamento, il traffico. Sulla stampa leggevo smart working per risolvere il problema della solitudine degli animali domestici, oppure il mito, di lavoratrici e lavoratori felici che possono lavorare da dove vogliono, in totale libertà, spiaggia, montagna. Col cinguettio degli uccellini, su Repubblica trovate un articolo smart working al Duomo di Milano, sul Sole 24 Ore trovate un articolo smart working dalla crociera. Ecco, attorno allo smart working si è alimentata una narrazione fuorviante e davvero propagandistica, non si può definire in altro modo, come avviene in tantissimi ambiti della politica del nostro paese. Noi volevamo mettere un attimo un punto e volevamo invitare i lettori, evidentemente, ma in generale l'opinione pubblica, a riflettere su un tema che può essere interessante e utile per le lavoratrici e i lavoratori se rimane un paradigma marginale. Esempio, 2 giorni a settimana ben regolato, perché comunque ci sono ancora dei punti deboli nella normativa, ma che nasconde allo stesso tempo determinate insidie dal punto di vista individuale, vedi salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Vedi perdita di potere d'acquisto perché tu non ti viene riconosciuto in molte indennità legate alla prestazione lavorativa o anche il ticket pasto. Le ore di lavoro tendenzialmente aumentano e non vengono retribuite e questo può avere un impatto negativo sull'individuo e sulla comunità perché ha un impatto negativo in termini di politiche di occupazione in azienda e in generale nel paese. E poi c'è il grande tema come dire, della capacità della comunità del lavoro di contrastare le ingiustizie e di rivendicare migliori condizioni, che viene messa in pericolo da un modello di lavoro atomizzato, polverizzato, dove i lavoratori si trovano in una monade di presunta autosufficienza che in realtà è pura subalternità. Quindi mi pare di capire che intanto invitiamo i nostri amici a leggere questo libro, mi pare di capire che è un po' una provocazione, nel senso che non è che si è contro lo smart working se il concetto è come dire, analizzato e messo a punto nel vero senso della parola. È sbagliato se appunto si fanno una serie, cioè ci sono troppe insidie, mettiamola così, laddove il concetto di smart working non sia ben chiaro. Esatto, Giusto? Ok. prima di tutto lo smart working non deve diventare il nuovo paradigma ordinario e generalizzato di prestazione lavorativa, assolutamente no, non può soppiantare il lavoro in presenza. Però
perché occupare uno spazio con il nostro corpo ha un significato politico, non possiamo prescindere da questo, non ci possiamo dematerializzare creando una realtà artificiale che non è vera, che è falsa, esattamente come avviene per la DAD e per altri grandi fenomeni di massa. Certo, certo. Utilizzati con cautela e con intelligenza perché sono, possono essere dei vantaggi, ma sono anche molto rischiosi se non sono gestiti con appunto premura. Ma infatti diciamo che magari le grandi aziende che già lo applicavano, perché poi è vero, come hai detto tu, non è che è un concetto nuovo, cioè veniva già applicato, tendono a fare un discorso ibrido, no? Quindi dare la possibilità a rotazione ai dipendenti, magari anche soprattutto a chi ha necessità familiari di poter gestire diversamente le sue cose, di declinare il lavoro anche a casa. Però insomma c'è una struttura poi che sta dietro allo smart working. Ma noi siamo pronti per questo, visto che, e poi ti saluto, torniamo al discorso di prima, bene affrontare ogni tema, salario minimo eccetera, però dobbiamo ancora, forse siamo un po' indietro rispetto ad altri paesi, no? E quindi siamo pronti ad affrontare questo discorso sullo smart working nel vero senso della parola, non emergenziale come quello che abbiamo dovuto applicare in periodo di Covid. Non siamo pronti da nessun punto di vista. Primo, la nostra cultura del lavoro è fortemente orientata alla diffidenza e al controllo. E nello smart working queste tendenze sono fortemente accentuate. Due, ripeto, abbiamo l'annoso e storico problema della disconnessione, che non è stato ancora risolto e che difficilmente sarà risolto con una comunità del lavoro così fragile e debole. Quindi terzo, il problema è appunto quello di una comunità del lavoro troppo fragile e debole, ci ricolleghiamo ai discorsi che facevamo prima, e poi non tralasciamo il fatto che c'è una forte debolezza infrastrutturale del nostro paese. Quindi garantire anche un supporto hardware in termini di connessione, linee, ovunque si voglia, è assolutamente ancora lontano dalla nostra realizzazione. Quindi l'idea dello smart working come risoluzione ad ogni problema, compresi i problemi occupazionali del Sud Italia, e lo dico da meridionale, quindi molto sensibile a questo tema, è una narrazione che dobbiamo assolutamente rigettare. Come ogni propaganda in materia di lavoro, dobbiamo restare ancorati ai fatti e alla condizione delle donne e degli uomini sui luoghi di lavoro, che non sono felici. Ok, allora guarda, intanto appunto abbiamo rivisto il tuo libro e io chiudo con un'ulteriore provocazione su cui invito tutti noi a riflettere, cioè mi verrebbe da dire che sul lavoro diciamo da una parte che siamo un po' tradizionalisti, no? Che quindi non accettiamo delle forme nuove di declinazione del lavoro come può essere lo smart working, in realtà è perché lo facciamo in modo sbagliato, dall'altra parte però ci sentiamo evoluti quando buttiamo maggiore precarietà sul lavoro nascondendoci dietro la parola flessibilità, no? E allora siamo tradizionali o siamo, e quindi ragioniamo con la vecchia mentalità del lavoro, posto fisso, tutti in ufficio, tutti super presenti, non si può sgarrare, oppure vogliamo evolverci veramente o lo facciamo solo per comodo, cioè diciamo no vabbè ma dai oggi il lavoro è più flessibile quindi non ti prendo in pianta stabile, puoi fare quello che vuoi e però appunto di conseguenza non ti do neanche tutele. Piccola provocazione, ma insomma che spero che le due cose andranno a confluire sempre di più, perché lì sarà la strada giusta, insomma. Va bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo proprio in battuta finale, Savino. Sono d'accordo con te, io credo che dobbiamo rimettere al centro la persona e la sua dignità. Eh beh, certo, no, insomma, esatto, dignità e giustizia, non è che si sta chiedendo chissà che, anche quando si parla di donne, giovani, no, siamo tutti uguali, poi non è che ci sono delle categorie che devono essere più protette di altre, se non categorie ovviamente di altro genere che vanno ovviamente aiutate, quello è un altro discorso, ma laddove, poco importa, donna, uomo, giovane, anziano, tutti se lavorano devono avere pari opportunità e pari diritti. Va bene, sembra una cosa un po' retorica, però evidentemente no, non è così scontata. Allora, sì, dicevi? Tutt'altro che retorica, esatto. Questo è il problema. Esatto, appunto. Va bene, Savino Balzano, grazie, sindacalista e saggista, grazie per essere stato con noi, mi auguro di sentirti presto per affrontare altri temi che riguardano proprio il mondo del lavoro e grazie mille, buona lettura con il tuo libro ai nostri amici. Grazie a tutti voi per l'invito.